perché Razzi ha un problema da risolvere. Lei c'ha solo un problema col congiuntivo. Ma che me frega a me del congiuntivo, tutti ste cazzi. Il suo cruccio in realtà è un altro. Sul lungomare Monte Silvano, Pescara, Francavilla, si trova tutte queste donnine. E per questo ha presentato un disegno di legge per la riapertura delle case chiuse. E allora mi appassiona il caso e porto Razzi in giro per le vie del sesso romano. Ah, enghia. Per far conoscere alle prostitute il disegno di legge. Ma quello è un vecchio, che? Ah, vecchio, disse. Le case chiuse, cosa pensa lei? Però io sono grande di età. Magari ci sono giovani che vogliono le donne mature. Ma che cazzo ci viene? Mi tocca far per dire il puttan tour con lei. Poi lascio la mia proposta di legge, è quella per mettere al sicuro le donne, in modo che non vengano picchiate. Sono transessuale. Eh? Non sono donna, sono transessuale. Io sono tutta naturale, come mi ha fatto mia madre. Vabbè. Andiamo. C'era una battuta che diceva però in aula, la differenza dal centrodestra e il centro-sinistra. Il centrodestra lo dà, il centro-sinistra lo riceve. Una battuta raffinata. Se si rompe il preservativo... Io prendo la pillola dopo. Lei lo sa che cos'è la pillola dopo? Sì, se non uscire per non andare in giro. Con la proposta che non vengono dentro, ma dentro, ma... Come fa a non andare dentro? C'è la madosca. Buonasera. Le case chiuse, non stare più in mezzo alla strada, ma stare su una casa chiusa, buono o male. Buonasera. E chi sono loro? Ho fatto una proposta di legge per le case chiuse, cosa ne pensa lei? Ti lascio il mio numero. Sì, numero. No, ha capito male. Buon numero, ragazzi. No, Razzi, che ci sono matto. Come sta messa questa, ragazzi? Quindi c'è un utente solo. Un utente solo, hai visto. Come la vedi questa, ragazzi? Questa è carina. Sì. Quanto ci vuoi, ce lo vuoi. Comunque, punto fondamentale per Razzi è la regolarizzazione fiscale delle prostitute. A fare l'amore con lei, quanto costa? Lato B? Che è? Lato B? E che ne vuoi? Che è lato B? Un'auto ci affianca, è un protettore e siamo costretti alla fuga. Quindi non mangiarci. Andiamo, Razzi, qui ci menano. Tu cammina. Adesso chiamo il 113. Alla fine di ritorno sani e salvi a casa, Razzi mi retribuisce con il suo monito, che mai fu più saggio. Te lo dico da amica, fatti i cazzi tuoi. Questo puttan tour, per dirla in gergo tecnico, l'avete fatto l'anno scorso, quando Razzi, lei per la prima volta, ha cominciato a parlare di una proposta di legge per superare la Merlin. Intanto le domando, lei c'è andato a prostitute? No, io... In gioventù? In gioventù, prima di sposare, probabile che era qualcuno, però non lo sapevo. A pagamento? Perché... No. A sua insaputa? No, io mai ho pagato, mai ho pagato. Anzi, qualcuno mi ha pagato a me, ma non a io. No, attenzione, questa era l'altra notizia. Com'è sta storia che... No, io... Ha fatto il gigolò? Cioè, no, con quei capelli cotonati? No, non ho fatto il gigolò, però siccome guadagnavo poco, quando al primi tempi lì in Svizzera, guadagnavo molto poco, e allora molte volte mi finiva la benzina alla macchina. C'era il ragazzo che voleva venire, andiamo là, andiamo qua, se mi metti il pieno alla macchina, andiamo, se no la macchina non cammina. E allora mi mettevano il pieno. Ma soldi... E lei in cambio cosa dava? Io davo tutto, e davo tutto quello che tutto desiderava lei, che ci mancherebbe altro, che gli volevo dare? È baratto. Mica gli davo le caramelle. Possiamo vedere se è pronta, se c'è la grafica su quanto incidono droga e prostituzione nel PIL? Incidono per un surplus di 59 miliardi, più 3,7. Allora, Luigi, se iniziamo a mettere nel PIL droga, contrabbando, prostituzione, che sono parte del business criminale, perché non cominciamo a ragionare sulla legalizzazione o liberalizzazione di droga e prostituzione? Per quello che ha detto il ragazzo prima, cioè io sarei più contento che l'andrangheta, la mafia, facesse tutti i suoi affari
illegali piuttosto che vedere ridotte le persone come sono ridotte, abbiamo visto i ragazzi, in un modo legale. Siccome io ho fatto anche gli anni 70 e li ho visti crescere qui, io sono andato in classe, sono entrato al Molinari, qui vicino, Parco Lambro, si facevano le grandi feste, pippate di massa, e sono entrato in prima T e mi sono diplomato in quinta G, ma molti miei compagni di classe sono finiti morti per strada. Quindi, diciamo, una certa memoria, una certa esperienza della vita mi dice che... Certo, non è che lo risolvi con le... Però che senso ha drogare il PIL con droga, prostituzione? No, il vero problema è che nessuno si occupa, nessuno pensa non alla soluzione dei problemi, ma all'affronto serio, voglio dire, senatore, lei stasera, come in altre occasioni, dà un motivo... A quelli come me che magari hanno apprezzato Forza Italia, Berlusconi, oltre alla signorina Pascale, da un motivo per dire ma Forza Italia è andata. Perché? Dove? È andata perché se avete bisogno di rincorrere, bisogna avere, cioè io penso che anche... Cioè, perché? Perché anche il discorso tipo di politica. No, se lei come senatore vuole proporre di riaprire i bordelli, lei è un senatore della Repubblica, presenta una legge in Parlamento e poi non va in giro a fare spettacolo, non va in Corea del Nord a raccontarci la Corea del Nord, perché... Ma che c'entra adesso la Corea del Nord? No, c'entra perché non può mettere insieme i principi cosiddetti liberali e i lager della Corea del Nord, capisce? Ma... perché la vita non è spettacolo, vedi, il mondo non è spettacolo, vedi, non lei, è promuovere lei la propria sembra immagine che dalla vita non ha capito niente. No, bisogna mettere insieme le cose. I lager non esistono. Ah, non esistono, del no, non esistono. Non lei esistono. Ci vado una volta e poi ne può parlare. Le documentazioni internazionali dell'ONU non è vero niente. Ah, tutto fatto. No, perfetto, non è vero niente. Perfetto, va bene. Allora così. Veronica. Si vede che sei mal informato. Ah, mal informato. Guardi che io addirittura vengo da un movimento che è stato quello che, diciamo, il suo editore al tempi, Yakabuk, è l'unico editore del mondo che ha tradotto l'opera omnia di Kim Il-sung, padre della Corea del Nord. Però poi abbiamo conosciuto cos'è la Corea.